Marcello, siamo. Va bene, pronti, va. Perfetto. Grazie, bellissimo. Ferrovie dello Stato, RFI, sta procedendo con gli investimenti. Come sapete abbiamo anche completato i 9 chilometri della linea Palermo-Messina, i primi 9 chilometri, quindi oltre a questo investimento altri 200 milioni sono stati spesi, abbiamo messo il nuovo posto di automazione, di controllo, e quindi sta procedendo molto il trasporto urbano su ferro, ne siamo molto felici, questo è un pezzo importante e contiamo di andare avanti. Le aree metropolitane hanno bisogno di trasporto su ferro, appunto, perché questo aiuta il traffico, aiuta anche la godibilità della città, quindi i turisti, e quindi il passante di Palermo è certamente un'opera che richiede uno sforzo straordinario, perché è un investimento che supera 1 miliardo e 200 milioni, quindi un investimento molto molto rilevante, ma merita per una grande metropoli come Palermo. Grazie. Tram, quanto in occasione di questo importante momento, che è un altro passo avanti per una mobilità sostenibile nella città di Palermo, che ha fatto della mobilità, quella umana internazionale con la carta di Palermo e quella umana metropolitana con il tram, con il car sharing, con il bike sharing, con l'anello ferroviario, con la metropolitana ferroviaria, ha fatto certamente una scelta che la pone all'avanguardia nel nostro paese, la ragione per la quale è già la seconda volta che il ministro Del Rio viene qui e si inipria del fatto che Palermo sta facendo questo straordinario cammino che trasforma da fanalino di coda a punto di riferimento per tante realtà italiane. Un insieme di tecnologie che consente di governare da un'unica postazione tutte le linee regionali. Qui vengono governate 8 sezioni, 8 tratte che sono sostanzialmente tutta la Sicilia, c'è un pezzettino ancora che è fuori, che è la Palermo Punta Raisi, appunto, dove ci sono i cantieri in corso, ma che poi entrerà anch'essa sotto giurisdizione di questo posto centrale. Quindi questo per quanto riguarda la gestione della circolazione sulle linee. Per quanto riguarda invece la gestione della circolazione nel nodo di Palermo, che ovviamente essendo ferroviariamente parlando complesso ha bisogno di una struttura dedicata, c'è il nuovo apparato centrale a calcolatori che è stato attivato a dicembre del 2015 ed è un altro apparato tecnologico con il quale da un'unica postazione si possono governare tutti gli scambi e quindi manovrare tutti i treni dentro il nodo di Palermo. Questo consente di fare le migliori scelte di circolazione quando a causa di una perturbazione, treno in ritardo, un guasto alla linea o quant'altro, c'è bisogno di riprogrammare la circolazione. Il fatto di stare concentrati tutti quanti insieme in uno spazio consente di prendere rapidamente la migliore decisione condivisa, a tutto vantaggio evidentemente dei clienti del servizio ferroviario che magari in quel particolare momento stanno subendo un disservizio.